Cari amici dell'Antidiplomatico, benvenuti a questo nuovo appuntamento di interviste antidiplomatiche. Oggi approfondiamo la situazione militare sul campo nel conflitto ucraino. Come avrete avuto modo di sentire, ci sono delle evoluzioni in corso. Sembra infatti che sia partita la famigerata controffensiva su tutto l'enorme fronte che vede schierati da un lato l'esercito russo, dall'altro lato la NATO come sponsor dell'esercito ucraino. Come saprete, è di qualche ora fa la notizia del crollo della diga di Kakhovka che ha praticamente allagato l'area intorno a Kherson e di fatto sospeso i combattimenti in tutta quella zona. Nei prossimi giorni ci sarà certamente un rimpallo di responsabilità su chi ha deciso l'esplosione o il crollo, a seconda di quello che vogliate pensare, ma allo stato attuale le ipotesi non possono che essere solo tre: o sono stati i russi, o sono stati gli ucraini, o viceversa la diga è crollata in seguito ai danni già riportati qualche mese fa, quando per spingere i russi ad abbandonare l'area appunto di Kherson, gli ucraini colpirono la diga più volte con gli HIMARS. A dire il vero, fu proprio a causa del timore che l'esercito russo venisse inondato dall'acqua della diga che l'allora generale Surovkin ordinò la ritirata sulla sponda orientale del Dnieper. Tuttavia, insomma, come già detto, è abbastanza probabile che su questo evento nei prossimi giorni verranno scritte interminabili pagine di propaganda da entrambe le parti. Non sapremo mai in generale chi è stato veramente. Altra notizia di poche ore fa è quella dell'uso dei famigerati tank Leopard in Donbass. Parleremo anche di questo, così come di quello che sembra essere un nuovo fronte, quello di Belgorod. Parleremo anche dell'andamento del conflitto in generale. Tutto al fine di darvi un quadro quanto più veritiero e indipendente su ciò che accade realmente sul campo di battaglia e su, ovviamente, anche parallelamente sul fronte mediatico. Per questo abbiamo con noi oggi in collegamento Andrea Gaspardo, analista militare di difesa online, che già da qualche mese ci illustra i principali sviluppi sul campo di battaglia. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale YouTube dell'Antidiplomatico e, se non l'avete ancora fatto, di sostenerci con l'abbonamento al canale. Ovviamente sono dei contenuti che sono dedicati solo agli abbonati. Grazie intanto, dottor Gaspardo, per la sua disponibilità. Io partirei subito chiedendole di illustrarci nello specifico l'andamento del fronte, o meglio dei fronti, quello che fa riferimento a Kharkov, quello del Donbass, e poi magari ci soffermeremo un po' di più sulla situazione di Bakhmut, che è quasi passata sotto silenzio. E poi appunto a sud-est dove è crollata, dove è fatta esplodere la diga di Kakhovka. Quando si parla di fronte della guerra russo-ucraina, ciò che viene immediatamente, diciamo, in mente a tutti coloro che decidono di seguire queste vicende, è l'ampio fronte che da Kherson sale fino al Donbass e poi al confine, diciamo, ucraino-russo nell'area di non lontano da Kharkov. Nell'area del fiume Oskil, per essere precisi. Quindi questa ampia, diciamo, ansa, chiamiamola così, che dovrebbe essere lunga più di 1200 km. Adesso la misura esatta non la conosco, però grosso modo è quello di cui stiamo parlando. A dire la verità, al di là di questo fronte terrestre principale, sappiamo che esiste anche un fronte navale, c'è il fronte aeromissilistico, esiste un fronte della guerra di informazione, esiste un fronte, diciamo, dell'intelligence che è invisibile agli occhi dei più. Quindi in realtà, questa guerra è una guerra multidimensionale, come tutte le guerre convenzionali e le guerre moderne. Diciamo che se noi prendiamo come prisma di analisi semplicemente quello della guerra terrestre, quindi analizziamo la linea del fronte e quelli che sono i
punti focali, allora sì, ci sono alcune aree che sappiamo sono state negli ultimi mesi teatro di combattimenti più violenti rispetto che altre. Tutti quanti abbiamo imparato il nome ba di Bakhmut o Artyomovsk, a seconda che vogliamo usare la dizione precedente o quella moderna. Ma altri combattimenti molto violenti hanno avuto luogo e hanno ancora luogo, per esempio, nella città di Marinka, in quella di Avdiivka, oppure a Sviatoje e a Kremennaja, a Vugledar. Quindi ci sono tutta una serie di punti focali, ma questi comunque sono punti focali della più ampia area, diciamo, del fronte terrestre. Per quanto riguarda invece la cosiddetta controffensiva ucraina, in realtà quando se ne parla troppo, il rischio è di parlarne male. In realtà io non ho un'opinione definitiva rispetto a questo argomento, perché primo, perché non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi, cioè c'è la tendenza di parlare di questa controffensiva come un evento in sé per sé, astratto, senza capire esattamente quali sono le forze in campo, quali sono gli obiettivi che la parte ucraina si è proposta. Dall'altra parte, quali sono i prevedibili obiettivi che hanno invece in testa i russi? Quindi c'è molta confusione dietro a questo evento. Quella che io vi proporrò adesso è una mia personale opinione alla luce degli elementi, purtroppo ad oggi ancora scarsi, che ho potuto collezionare. Dunque, il problema principale degli ucraini è quello che loro non possono permettersi un trascinamento di lungo periodo del conflitto senza fare niente e semplicemente subendo l'iniziativa del nemico stando sulla difensiva. Perché? Perché è l'Ucraina quella che sta venendo progressivamente demolita dal punto di vista del sistema paese preso nel suo complesso. Perché è vero che si è parlato tanto nel passato remoto, nel passato prossimo, degli effetti che sulla Russia hanno avuto e stanno avendo le sanzioni, la campagna di incendi più o meno spontanei, gli attacchi sulle retrovie e al ponte di Kerch, adesso nell'area di Belgorod, i bombardamenti sulle zone di confine, gli attacchi con droni, la campagna. Non si sa quanto estesa della cosiddetta resistenza bielorussa e della resistenza russa ai danni del sistema infrastrutturale, eccetera. Mettendo assieme tutto questo, comunque, l'effetto che tutte queste azioni stanno avendo sul sistema militare e sul sistema Russia in generale equivale a una puntura di spillo. Qua bisogna essere molto chiari. Questo non è assolutamente comparabile col livello di distruzione che il sistema paese Ucraina sta subendo dall'inizio della guerra fino ad oggi e che continuerà a subire nel futuro, perché in barba a tutti coloro che a ogni volata di attacchi missilistici russi ci dicevano l'anno scorso: ancora i russi hanno ancora a disposizione missili per uno o due bombardamenti, e siamo arrivati a maggio dell'anno 2023 che
l'Ucraina e in particolare la capitale Kiev hanno subito un'ondata di attacchi missilistici ogni 2 giorni, in barba a tutti coloro che ci dicevano che i russi stavano esaurendo il munizionamento, che le sanzioni impedivano alla Russia di rifornirsi di microchip sui mercati internazionali, eccetera, eccetera. Tutte stupidaggini. Il tempo ha dimostrato che tutte queste erano stupidaggini e il futuro, i mesi che verranno, gli anni anche che verranno, ci dimostreranno sempre più che le potenzialità offensive della Russia, in questo come in altri campi, non potranno che aumentare. Ecco perché dalla parte ucraina è necessario passare all'attacco e portare avanti la cosiddetta controffensiva. Perché? Perché gli ucraini hanno la necessità di cercare in ogni modo di chiudere questa guerra il prima possibile e con un risultato per loro favorevole. Ecco perché loro, giustamente anche dal loro punto di vista, in termini tattici, in termini strategici, in termini anche mediatici, puntano tantissimo l'acceleratore su questa controffensiva. Ora, quindi questo è il perché gli ucraini hanno bisogno di questa operazione. Adesso noi dobbiamo capire come e dove possono portarla a termine? Perché anche qua si sono susseguiti gli scenari più disparati. C'è chi diceva questa controffensiva o offensiva ucraina avrà luogo a Kherson piuttosto che a Zaporozhye, piuttosto che nuovamente nella zona di Bakhmut, Artyomovsk, piuttosto che nella zona del fiume Oskil, eccetera, eccetera. Ora, se vi ricordate, in passato, quando ci furono tra gli altri, gli attacchi ucraini che portarono alla riconquista dell'area di Kharkov e all'evacuazione da parte dei russi dell'area di Kherson, l'area al di là del fiume Dniepr, io vi dissi che in realtà quello a cui avevamo assistito in quell'occasione era un unico movimento offensivo che si era svolto su tutta la linea del fronte e che però nella zona di Kharkov aveva avuto successo, mentre altrove non aveva successo. Perché? Perché a Kharkov i russi avevano delle difese inadeguate e non avevano una riserva tattica. E quindi in quell'area l'offensiva ucraina era stata coronata da successo. Tuttavia, la pretesa di cercare di vincere ovunque in un'unica volta aveva dimostrato allo stesso tempo, però, anche il fiato corto, perché gli ucraini non erano riusciti ad alimentare un'offensiva di quelle dimensioni su tutta l'area del fronte. Per cui quella che era stata una grande vittoria locale a Kharkov si era rivelata però complessivamente un insuccesso strategico quando noi prendiamo a riferimento l'intera linea del fronte. Nella zona di Kherson, invece, il successo era stato parziale. Perché? Perché in quell'area i russi avevano deciso di ritirare le loro forze e avevano deciso di non proseguire la battaglia di logoramento perché ritenevano che il mantenimento di quella testa di ponte al di là del fiume Dnieper, sarebbe stato in prospettiva più costoso rispetto ai risultati che avrebbero potuto ottenere. Ora, quel problema non esiste più, perché essendosi ritirati tatticamente al di qua del fiume Dnieper,
I russi essenzialmente hanno ora la possibilità in quell'area di utilizzare il fiume come barriera ulteriore. E tendenzialmente io vedo molto difficile, se non impossibile, la possibilità per gli ucraini di ottenere uno sfondamento in quell'area, perché le difficoltà di un'operazione anfibia in grande stile attraverso un fiume delle dimensioni come il Dnieper, non si possono improvvisare. Cioè, serve metodo, servono mezzi. Dalla parte russa, i russi hanno avuto non pochi problemi in passato a imbastire operazioni di questo tipo lungo corsi d'acqua assai più piccoli come il Siversk. Tutti quanti abbiamo negli occhi quello che fu grave sconfitta che i russi subirono nell'area del fiume Siversk nel Donbass quando tentarono di raggiungere per la via più breve la cittadina di Seversky, Donetsk. Quello fu un grave fallimento per i russi in quell'occasione. Le difficoltà che gli ucraini dovrebbero affrontare da parte loro sul Dnieper sono 10 volte più grandi, perché quel fiume è assai più grande del Siversk. Per cui le strombazzate di un certo tipo di stampa occidentale che parlano della possibilità che gli ucraini varchino il Dnieper e attacchino la Crimea sono francamente inesistenti. Certamente quell'area si presta molto bene a attacchi da parte delle forze speciali ucraine, e le forze speciali ucraine cercheranno in ogni modo di in qualche modo impegnare i russi nell'area. E di sicuro l'artiglieria e tutte le armi ucraine adatte a compiere operazioni a lungo raggio non mancheranno di cogliere l'occasione di colpire anche i punti di raccolta russi situati in Crimea o anche nell'area di Melitopol, ma non più di questo. No, io non vedo sinceramente la possibilità di uno sbarco in stile Normandia dalla parte ucraina del Dnieper verso la parte russa. Tutt'altro discorso, invece, sono operazioni militari nell'area di Zaporozhye e poi nell'area del Donbass e del fiume Oskin. Lì, invece, dato che si parla di fronte terrestre vero e proprio, allora lì sì, esiste la concreta possibilità che gli ucraini lancino uno o più attacchi in grande stile, o anche cerchino nuovamente di attuare, diciamo, un movimento completo come abbiamo visto in passato. Ora, ciò che è diverso però da quanto abbiamo visto sul finire dello scorso anno è che nel frattempo i russi, primo, hanno portato nel teatro delle operazioni notevoli riserve che prima invece non avevano. E secondariamente hanno avuto modo di creare un sistema difensivo di una certa profondità e di una certa ridondanza che rende la situazione per l'Ucraina assai più complicata. Tutti gli attacchi che noi abbiamo visto finora, non solo negli ultimissimi giorni, ma anche, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo in realtà, cioè questi attacchi da parte di singoli battaglioni appoggiati da alcune decine di carri armati o altri mezzi corazzati e supportati da un mirato fuoco d'artiglieria, e non sono in realtà operazioni estemporanee. Queste si chiamano in gergo ricognizioni in forze e sono parte integrante delle dottrine militari sovietiche. I sovietici utilizzarono queste dottrine
in maniera molto proficua, soprattutto nella seconda parte della seconda guerra mondiale, quando furono loro a passare all'offensiva contro i tedeschi. Questo tipo di operazioni servivano e continuano a servire nella dottrina militare dei paesi dell'Europa orientale per saggiare la consistenza delle forze nemiche in certi punti specifici, in modo da poter individuare quelli che poi diventerebbero gli assi d'avanzata in profondità, in base ai dettami della cosiddetta teoria della battaglia in profondità di origine sovietica, che poi è rimasta nelle dottrine militari della Russia, dell'Ucraina e via discorrendo. Gli ucraini, anche quando hanno ottenuto la loro grande vittoria tattica di Kharkov, hanno adoperato questa dottrina. Per coloro che si intendono di queste cose, il successo dell'offensiva ucraina in quel periodo, come anche il successo relativo delle penetrazioni offensive russe all'inizio della guerra, il primo mese e mezzo, non sono nulla di strano, di eccezionale, ripeto, per chi ha avuto modo nel corso del tempo di studiare in maniera approfondita questo tipo di dottrine militari che loro adoperano. Ora, gli ucraini stanno facendo esattamente la stessa cosa, anzi, già da un mese e mezzo lo fanno. Stanno lanciando tutta una serie di attacchi più o meno consistenti, di appunto ricognizioni in forze, che servono a saggiare la consistenza della linea del fronte russo. A questo punto, però, la domanda è: quando arriverà l'attacco principale? L'attacco principale arriverà quando deve arrivare, o può darsi anche che non arrivi del tutto. Che non arrivi del tutto perché? Perché i russi, dall'altra parte, come abbiamo avuto modo di osservare, hanno risposto a questa azione ucraina in una maniera uguale e contraria. Tutto il movimento russo, in realtà iniziato già dall'inverno fino ad ora, di impegnare gli ucraini in una infinita battaglia di logoramento, con particolare accento in alcune aree del fronte come Bakhmut, aveva come scopo proprio questo, cioè quello di drenare le riserve e le risorse ucraine, sia in uomini che in mezzi, proprio in prospettiva al momento della verità, cioè a quando gli ucraini avrebbero dovuto scegliere se attaccare o non attaccare. Per cui il lavoro certosino portato avanti dai russi nei mesi passati sta avendo come esito la situazione di oggi. Se gli ucraini effettivamente lanceranno il loro attacco, allora vuol dire che, pur in una situazione di logoramento complessivo, sono riusciti a mettere da parte, scusate il termine, abbastanza riserve per poter attaccare. Se invece decideranno di non attaccare e attueranno una postura rigidamente difensiva, allora vuol dire che la strategia di logoramento dei russi nei mesi precedenti, pur in assenza di avanzate spettacolari, ha avuto però successo.